dalla parte del bisogno dei fanciulli. Questa è una sezione dedicata alle donne protagoniste nell'assistenza nei confronti del bisogno dei malati e dei fanciulli. Si parte da Bianca Maria Visconti, la moglie di Francesco Sforza, la signora di Milano, che fonda, e pochi lo sanno, il Cagranda, il primo ospedale per i poveri di Milano. Ma un ospedale per i poveri lo fonda anche Alessandrina Ravizza, che per inciso è quella che dà il nome al Parco Ravizza. Non Parco Ravizza così generico, è Parco Alessandrina Ravizza. Alessandrina Ravizza fonda questo ospedale dei poveri, dove lavorerà anche Anna Kulishoff come ginecologa, ed è ricordata anche per essere stata soprannominata la signora del brodo, perché di notte, di mattina, nelle ore preste, col freddo, col caldo, eccetera, lei andava in giro con questo carrello, con un grande catino con dentro del brodo caldo da somministrare ai poveri, ma anche ai malviventi, alle prostitute, ai ragazzini poveri che lei soprannominerà i miei ladruncoli. E se parliamo di ragazzini, non possiamo non parlare di Elda Mazzocchi Scarzella. Elda Mazzocchi Scarzella è la fondatrice, l'ideatrice del Villaggio della Madre del Fanciullo, che è un'istituzione ancora oggi presente, nata proprio per sostenere, no, le ragazze madri e i figli di queste ragazze madri. Ma determinata nella sua opera è anche Giuseppina Pizzigoni. Giuseppina Pizzigoni, si chiamerà così il metodo da lei usato per un nuovo modo di insegnare nella scuola, il metodo Pizzigoni, è quella che di fatto fonda la scuola rinnovata a Milano. Un nuovo modo di insegnare, un nuovo modo di concepire la scuola insieme a infrastrutture dedicate al gioco e allo sport. Scuola evidentemente totalmente gratuita. E subito dopo abbiamo Adele Cappelli Veni. Anche lei si dedica alla scuola, anche lei si dedica, fondando il circolo dei genitori, al rapporto tra i genitori, ragazzi e scuola, ma si dedica anche lei alla medicina, scrivendo libri facili, di facile appunto comprensione, per le madri che devono curare i propri bambini.